Ciao a tutti, eccomi ritrovata qui per un nuovo video. Oggi video haul. Ho ordinato un paio di cosine sul sito BioVegan e ve le volevo comunque far vedere. Ovviamente non ve le posso recensire perché comunque sia non le ho mai provate, quindi vi farò comunque un video a parte per la recensione di questi prodotti. Cominciamo subito così il video non dura un'eternità. Allora, ho preso quest'acqua micellare della NeoBio. Eccola qua, 3 in 1, è scritto in tedesco, quindi ragazzi miei, se non so l'inglese, figuriamoci il tedesco. Comunque è un'acqua micellare che ho voluto provare, ho visto delle buone recensioni, vedremo se io la penserò nella stessa maniera. Volevo comunque provare qualcosa di nuovo e quindi ho accantonato quella che vi ho recensito, che comunque amo e adoro, e se questa non mi piacerà ricomprerò quella della Fidorelax. E vediamo un po' come mi trovo. Ancora non l'ho usata, perché comunque ieri non ero truccata, quindi io l'acqua micellare la uso soltanto per struccarmi, quindi non l'ho comunque usata ancora. La userò stasera, se Dio vuole, e vedremo com'è. Poi ho preso questa cremina, sempre della NeoBio, di cui ho letto delle buone recensioni sul sito di BioVegan. È all'albicocca e all'ibisco. Questa qua in realtà l'ho presa per mio marito, che comunque diciamo la sera gli piace mettersi un po' di crema sul viso, e quindi l'ho presa per lui, perciò quando lui finirà di usarla o comunque la userà per un certo periodo mi saprà dire com'è e io ve la recensirò. Poi vi avevo detto che volevo provare una cipria diversa da quella dell'Essence, una cipria Eco Bio, quindi ho preso questa qua della Benecos. Questa qua è la tonalità Sand, che io mi auguro non sia troppo scura. Non la apro perché ancora devo finire quella della Essence, quindi poi se la apro dovrei comunque cominciare ad usarla, quindi non la apro. Spero che questa tonalità non sia scura. Ho dovuto prendere questa perché sul sito l'altra non c'era, non era disponibile, quindi siccome volevo comunque provarla l'ho presa uguale, quindi spero non sia scura per come si mostra, perché adesso sembra un tantino scura. Anche se comunque la mia tonalità di pelle comunque è un incarnato medio, quindi dovrebbe comunque sia andar bene. Vi farò sapere come mi troverò. Poi ho voluto provare questo blush della Neve Cosmetics. Ovviamente non ho la palette, penso che dovrò comprare la palette, quella vuota, per inserire queste cialde, mi pare che si chiamano. Comunque questa qua è Passion Fruit, ancora non l'ho usato, però il colore già mi piace. Mi piaceva diciamo il nome, perché come si sa dai siti non si può vedere bene il colore. Comunque volevo provare un blush della Neve Cosmetics e quindi l'ho preso. Vi farò sapere anche di questo come mi trovo. Infine ho preso gli oli essenziali, vabbè, questi qua. Questo qua di lavanda, che è quello che uso più spesso, e questo qua di tea tree, della Kobashi, come al solito, perché io prendo sempre questi, perché sono comunque buoni e hanno un prezzo contenuto, gli altri costano diciamo un pochino di più. Quindi lavanda e tea tree, che sono gli oli essenziali che uso più spesso, perché la lavanda la uso anche nel brucia essenze, quando faccio yoga, insomma, quando medito, poi la uso nelle maschere, insomma, vi ho detto come uso i miei oli essenziali, ve li ho anche in parte recensiti, e vi lascio il link nell'info box su tutti gli oli essenziali che uso, come li uso, così se volete andate a darvi un'occhiata se non l'avete visto il video. Dopodiché mi hanno mandato questi campioncini. Allora, mi hanno mandato questa BB cream della Sobio. Questa qua penso che farò un video per farvi vedere come la applico, proprio un video proprio per... non me la metterò prima, la proverò con voi, farò un video il prima possibile, non so quando lo farò, però quando la userò in video con voi e vi dirò le mie impressioni su questa BB cream. Questa è la tonalità 02 beige clat, che spero vada bene per il mio incarnato. Poi mi hanno mandato della Lea Nature, mi hanno mandato questa crema all'argan. Eccola qui. E mi hanno mandato sempre della Lea Nature un'altra crema,
che suppongo sia sempre all'argan, sì, Liftargan, 6 azioni anti-age. E mi hanno mandato anche questa che penso che comincerò ad usare oggi, comunque sia, le voglio provare. Ok ragazzi, questo è tutto. Vi ho fatto vedere tutto quello che ho comprato. Ho cercato di essere il più veloce possibile, anche perché non potendoli recensire il video non poteva che essere abbastanza veloce. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima con un altro video. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e tanti commenti, iscrivetevi ai miei social, seguitemi su Facebook, su Instagram, su Twitter, sono anche su Pinterest e seguitemi anche sul mio blog se volete. Vi lascio tutti i link comunque nell'info box. Ciao!